Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi. Vediamo se la mettiamo un po' meglio. Eccoci qua. Mettiamo questo. Alla rassegna stampa di oggi, martedì, anzi no, mercoledì 17 ottobre. Sui giornali ovviamente tutte quante le grandi pagine, le prime pagine sono i dettagli della manovra, che peraltro non conosciamo nei dettagli appunti, se non nei grandi numeri generali, perché la manovra dovrà essere presentata entro il 20 ottobre con tutte quante le piccole vicende che vedrete ci riguarderanno direttamente. L'unico forse i numeretti che ha messo in fila, giustamente, secondo me ben messi oggi da Ezio Marro sul fondo del Corriere della Sera, che è una manovra importante nella sua entità perché sono 37 miliardi, però bisogna togliere a questi 37 miliardi 12,5 che derivano dalla copertura dell'IVA che non si vuole fare aumentare, che deriva dai passati impegni dei governi precedenti. Quindi, insomma, devo dire che i governi precedenti, quando fanno i fenomeni, bisogna sempre ricordare che hanno lasciato a questo governo e ai prossimi governi, anche Renzi li subì e anche Gentiloni li subì, queste clausole di salvaguardia per l'IVA. Quindi, se si tolgono i 37 miliardi della manovra e i 12 miliardi e mezzo per azzerare gli aumenti dell'IVA, la manovra è di 25 miliardi. E di questi 25 miliardi, la bellezza di 17 vanno al reddito di cittadinanza e quota 100, che sono esattamente, come scrive oggi Sallusti sul giornale nel suo fondo, la risposta del Movimento 5 Stelle ai suoi attraverso il reddito di cittadinanza e in una certa misura la risposta anche della Lega ai suoi elettori. Secondo le indagini oggi di tutti i giornali, la gran parte del reddito di cittadinanza andrà al sud, nonostante le balle che si raccontano, e la gran parte del quota 100 dovrebbe andare al nord, anche se una gran parte, se noi vogliamo dividerla non geograficamente ma orizzontalmente, questi soldi andrà ai dipendenti pubblici. I tagli di questa manovra saranno soltanto pari a 3,6 miliardi. È straordinario perché tutti quanti si interrogano su chi vince e su chi perde, e oggi vedo che Travaglio sul Fatto cita addirittura l'economista montiano e renziano, come lo definisce lui, Puglisi, che dice che è più gialla che verde, e lui è ben contento che questa una manovra sia più grillina che leghista. Vi ho detto di Sallusti, che invece dice che è una manovra che va contro tutti, e andiamo a verificare alcuni elementi di questa manovra secondo i giornali. Le pensioni d'oro, beh, tutti sapete che ci sarà in realtà, il Repubblica dice un contributo di solidarietà, il Messaggero dice in realtà una vera e propria tassa su chi ha 4.500 euro di pensione netta al mese, o meglio 90.000 euro all'anno. Ma come si arriva a recuperare 1 miliardo di euro, a finanziare con questo miliardo le pensioni di quota 100? Secondo quello che leggo oggi sul Messaggero, ci sarà anche un blocco della rivalutazione delle pensioni sopra 2.500 euro. Sostanzialmente oggi chi va in pensione sopra 1.500 euro di assegno, grazie a Letta e a Monti e poi tutte prorogate negli anni, in sostanza non ha la propria pensione rivalutata ogni anno in funzione dell'inflazione. Se cioè in un anno l'inflazione, i prezzi aumentano dell'1%, un tempo si rivalutava la pensione di una parte di questo 1%, tre quarti dell'1% veniva dato in più di pensione. Quindi ogni anno si aumentavano le pensioni in funzione dell'aumento del costo della vita. Bene, sono 5 anni, 6 anni che questo non avviene più. Nel 2019 si sarebbe dovuto recuperare parte di questa riduzione, ma invece, secondo quello che dicono al Ministero, anche nel 2019 e nel 2020 ci sarà il blocco dell'aumento delle pensioni in funzione del costo della vita. Chiaro? Con una differenza che nei prossimi anni, e questa ve la dico come il mago Otelma, probabilmente l'inflazione sarà un po' più alta. E quindi le pensioni, non essendo rivalutate, perderanno più di quanto hanno perso negli anni scorsi. Poi, altra questione che invece pone il Sole 24 Ore, il giornale degli industriali, fa bene a porla perché ogni tanto si ricorda di essere non il giornale di Milenna, ma il giornale degli industriali, che questa manovra ha depotenziato la cosiddetta industria 4.0, cioè gli incentivi alle imprese che rendevano loro stesse più digitali, perché ha di fatto svuotato e cancellato il superammortamento e ha tenuto in piedi l'iperammortamento. Ve la faccio breve: io compro, sono un'azienda, un macchinario digitale, super fico, modernissimo, beh, io lo pago 100, in realtà me lo posso spesare in 4 anni o in 5 anni, invece per quanto l'ho pagato 100, per 200 o per 250. In questa maniera
maniera incidentalmente pagherò meno tasse perché il mio investimento viene detassato, ve la faccio breve. Ecco, questa detassazione per le grandi imprese, medie imprese che fanno 4.0 viene ridotta da questa minore, da questa finanziaria. Ma sulle pensioni vi segnalo, mi sono dimenticato, un'intervista a Alberto Brambilla, consigliere di Salvini, che si dice molto preoccupato perché lui fa un calcolo di questo tipo. Se il governo dice che con quota 100 andranno in pensione 400.000 persone e se l'assegno medio delle pensioni è non 90.000 come le pensioni d'oro, ma 28.000 euro, che è il calcolo che fa lui, quindi 28.000 euro per 400.000 persone, si tratta di un costo di 12 miliardi se tutti e 400.000 veramente andassero in pensione all'anno, altro che i 7 che sono previsti dalla finanziaria. I calcoli sono difficili da fare anche perché essendoci il divieto di cumulo, cioè se tu vai in pensione con quota 100 non puoi lavorare, pare per un anno o pare per due o pare per tre, non lo so, ma non puoi lavorare, e non è detto che tutti vogliono andare in pensione. Repubblica oggi punta sul condono, comincia la corsa al condono. Beh, devo dire la verità, e anche sul condono è ognuno la vede come gli pare. Repubblica dice che comincia la corsa al condono fiscale e vuol fare il polemico con il Movimento 5 Stelle, le cose che fanno tutti i giornali, perché tutti i giornali hanno un pezzo oggi, Corriere, Repubblica, addirittura c'è l'apertura, siccome il Movimento 5 Stelle oggi si è in difficoltà nella sua base per aver accettato il condono e dall'altra parte per l'avvio della TAP, perché come ha spiegato Conte ieri al sindaco di Meledugno, la TAP costerebbe 15 miliardi nel non farla più, chiaro? L'altra cosa che vi segnalo è Italia Oggi, molto interessante il pezzo Italia Oggi, che dice che nella bozza del condono, il condono che conta è l'integrativa, cioè la possibilità di scoprire che negli ultimi 5 anni non avevo pagato delle tasse, dico ops, non ho pagato le tasse, allora vi faccio emergere 50.000 euro di reddito e su quello pago il 20%. Bene, questi redditi possono emergere anche se all'estero. Andiamo sulle altre notizie di giornata. Autostrade, incredibilmente, attraverso un emendamento che arriva addirittura dal governo, potrà occuparsi del ponte, secondo un emendamento che è uscito. Quindi abbiamo visto i titoloni, il ponte no, però il sindaco Bucci potrà rimettere in pista Autostrade, forse solo per lo smontaggio del ponte che è rimasto in piedi o anche per una qualche collaborazione nel futuro. E su Pompei è straordinaria la storia, perché su Pompei l'idea che hanno sbagliato di 3-4 mesi la sua distruzione è una cosa affascinante, non tanto perché abbiano sbagliato, ma perché erano così sicuri che fosse avvenuto ad agosto, invece si scopre con un'incisione che è avvenuto ad ottobre. Insomma, sono le questioni delle storie, chi vuole lo trova su tutti i giornali di oggi. E oggi solo sul Fatto c'è una notizia incredibile, perché se fosse vera sarebbe allucinante, ma se è falsa è veramente una cosa disgustosa che venga pubblicata sulla prima pagina del Falso. E cioè, secondo il Fatto, la moglie dell'amministratore delegato dell'ENI, la signora Descalzi, avrebbe una società con la figlia del presidente del Congo, e si fa come pensare, l'ENI lavora in Congo, non lo so, e la moglie dell'amministratore dell'ENI è socia di una società con la figlia del presidente del Congo. Avete capito che bel conflitto di interessi, insomma, si suol dire? Ma il punto fondamentale è che la signora Descalzi smentisce e il Fatto continua. Beh, insomma, io la trovo una cosa incredibile, non è che si può lasciare là. Se fosse vera sarebbe gravissima, se non fosse vera è altrettanto grave. Numero chiuso a medicina, qua l'unica cosa che vi segnalo è che ieri c'è stato un comunicato di Palazzo Chigi, al punto 22 c'è scritto che avrebbero eliminato il numero chiuso a medicina, e poi dopo il governo dice, perché era il presente indicativo utilizzato, si abolisce il numero chiuso di medicina, e poi il governo ha detto in futuro, non oggi, avrebbero potuto usare il futuro invece che il presente. E l'unica cosa che mi diverte oggi leggere è Alessandro Gnocchi sul giornale, che ovviamente ha il titolo perfetto e il pezzo perfetto, il numero di medicina è socchiuso, non è chiuso, non è aperto, è socchiuso. Detto questo, io penso che i numeri chiusi tutti i giornali fanno un bibibibo, chi c'è, chi è a favore, chi è contro. Se volete sapere la mia, per me il numero chiuso è una stronzata, perché il numero chiuso fatto con questi test, diciamo, di cultura generale o di multiple choice, non selezionano davvero le persone che meritano, selezionano le persone che in quel momento sanno fare meglio il test, se volete proprio la mia superficiale idea. Poi certo, ci saranno troppe persone che accedono, quello che volete voi, ma è modo questo di selezionare o il modo di fare, insomma, io non penso che sia il modo migliore un test.
Vado avanti sull'ultima questione, la questione di Lodi. Beh, lì lo sapete cosa è successo. La sindaca di Lodi ha deciso, della Lega, ha deciso che non si poteva andare, che alle mense si doveva accedere alle mense gratuitamente se non si era, se si dimostrava la propria indigenza. Una serie di ragazzi stranieri non hanno dimostrato la loro indigenza e quindi c'è stato un casino perché questi 20 ragazzini non potevano andare alle mense e si portavano il patino da casa. È successo un putiferio al modello Riace, oggi la sindaca dice sulla Verità: facciamo i controlli, non c'è nessun razzismo, se uno è indigente, dimostra di essere indigente, può andare in mensa, se non è indigente non può andare in mensa gratuitamente. E Ezio Mauro oggi indignato dice: per fortuna che l'Italia ogni tanto si scopre solidale, perché sono stati raccolti 60.000 euro per questi bambini che così potranno andare alla mensa di Lodi. E poi il preside di Lodi, intervistato da Repubblica, che in realtà molto decorosamente dice: semplicemente mi sembrava una questione di segregazione, ho cercato di mettere le cose in chiaro per cercare di non farli sentire solitari. Io questo lo capisco, però vedete, io voglio fare un ragionamento diverso. Secondo voi il modello Riace, grazie a chi cazzo può esistere questo modello Riace? Sapete grazie a chi può esistere? A Lodi. Siccome a Lodi si fanno un mazzo così, hanno una disoccupazione limitata, lavorano, pagano le tasse e fanno i controlli e sono, voglio dire, rigorosi, è possibile che a Riace, dove non c'è lavoro, non ci sono italiani, arrivino 10 milioni di euro, 10 milioni di euro dalla fiscalità generale per accogliere i 2.000 migranti, vi è chiaro? Allora, quello che vi sto cercando di dire è che non è vero che è fico Riace e fa schifo Lodi. Se non ci fosse Lodi non ci sarebbero i 10 milioni per cui Saviano, i cazzi, tutti quanti si possono rendere grandi. Si rendono grandi non grazie ai loro soldi, ma a quelli di Lodi, a quelli di Bergamo, a quelli di Brescia, a quelli di Venezia, a quelli anche di Bari, cioè di coloro che pagano le tasse e grazie a queste tasse arrivano in posti in cui non c'è lavoro. Chiaro? È chiaro? Perché i soldi non nascono dal cazzo dagli alberi, nascono dal nostro lavoro, dalla nostra tassazione. Allora, quando fate i fenomeni sul Riace, pensate che c'è Lodi e che c'è qualcuno che controlla che chi non deve abbia servizi gratuiti. Mi piace una scuola dove ci sono 20 ragazzi di colore, figli, bambini, che sono costretti a non venire in mensa? No! Io trovo allucinante, mi fa orrore, ma mi fa più orrore pensare che una città come Riace sia un modello e una città come Lodi, dove si fa rispettare la legge e si fanno rispettare i meriti, venga considerato razzista. Non è razzista, si può migliorare, si può cercare di capire cosa è successo, ma se pensiamo di poter avere tante Riace in Italia, vi ricordo soltanto che 10 milioni di euro che sono arrivati a Riace per 8.000 cazzo di comuni in Italia sono 80 miliardi di euro solo per fare il modello Riace. 80 miliardi di euro, quindi vuol dire 10 volte le pensioni quota 100, 10 volte il reddito di cittadinanza come abbiamo postato quest'anno, quindi non raccontiamo balle, il modello Riace è una balla. By the way, oggi il suo sindaco è stato, e questo lo trovo corretto perché mi sembra che gli arresti era una misura eccessiva, è stato scarcerato, ma non può stare a Riace. Ultimo pezzo, quello di Feltri, che oggi dà un consiglio sul Libero a Silvio Berlusconi, dice: per carità Berlusconi, non ti candidare, sarà un disastro, andranno male le elezioni, Forza Italia non funziona, i soliti stretti collaboratori non sono stati mai alla tua altezza, vogliono che tu ti candidi per portare un po' di seggi anche a loro. Questo è è la tesi di Feltri. Non partecipare ad una elezione che sarà destinata al fallimento. Quindi Feltri consiglia Berlusconi di stare lontano da ogni tipo di velleità elettorale. Ha detto: hai fatto molto, molta politica, sei stato un grande uomo politico, ma adesso basta. Bene, direi che per oggi è tutto. Se vi piace questa zuppa, condividetela. Addirittura, buongiorno Nicola dal Den Passar, fantastico! Un abbraccio a tutti quanti voi, ciao!